Benvenuti nei nostri studi e diamo il benvenuto al Vice Ministro delle Infrastrutture e ai Trasporti, Edoardo Rixi. Benvenuto. Grazie e buona giornata. Allora, Vice Ministro, però con una delega pesantissima, la delega ai porti. Allora iniziamo proprio da qui, Rixi. Eh, in settimana lei ha incontrato i presidenti delle autorità portuali nella conferenza eh, che li raggruppa tutti e avete parlato di quello che sarà il futuro dei porti. Lei ha detto che i porti resteranno un ente pubblico. Eh, state però prevedendo un'altra riforma rispetto a quella di Del Rio eh, di un paio di anni fa, ad esempio con la trasformazione in ma, e si sta discutendo su tre tavoli che verranno aperti insieme ai presidenti delle autorità, ma anche dialogando con ANCI e con le regioni, perché sappiamo che la materia portuale è concorrente tra state e regioni. Eh, per noi è fondamentale che ci sia uno sviluppo che consenta alla portualità italiana di poter avere un progetto unitario, ma valorizzando quelle che sono le diversità di scali che molto spesso sono all'interno, collocati all'interno di tessuti urbani e eh, di tessuti economici diversi nelle varie eh, aree geografiche del Paese. Allora si sono creati questi tre tavoli, uno sulla semplificazione e la revisione normativa che vuol dire una revisione in parte capire cosa non ha funzionato della Del Rio con eh, chi tutti i giorni deve applicare quelle norme e anche rivedere eh, alcune regole sugli appalti, sulla eh, gestione di un sistema molto complesso come quello portuale che non può ammettere oggi i ritardi che invece abbiamo cronici in questo Paese. L'altro invece un tavolo specifico sui dragaggi, che oggi è una delle grandi emergenze nel Paese, l'interramento dei porti, soprattutto perché dopo i grandi eventi, anche alluvionali o le grandi mareggiate, si rischia di avere delle situazioni in cui i tempi oggi che sono previsti per i dragaggi non sono compatibili. Non solo per le nuove grandi navi che stanno arrivando, ma anche per il ripristino dei fondali preesistenti. E l'altro tema invece riguarda appunto la situazione di procedura aperta dalla Commissione europea sulla discussione se i porti italiani devono pagare le tasse, se i contributi che dal governo ai porti siano aiuti di Stato. Su questo noi eh, faremo forte battaglia, ci stiamo coordinando anche col Ministero delle Politiche Europee perché non accettiamo diciamo, to cure eh, quanto scritto dalla Commissione Europea, scritto in un momento particolare, perché vorrei ricordare che è un anno e mezzo che i porti nel Mediterraneo crescono di più di quelli del Nord Europa e questa previsione aumenterà con l'aumentare del traffico nel Mediterraneo, quindi caso strano eh, la procedura di infrazione aperta... Io vedo una qualche ombra dietro Beh, diciamo qualcuno che... che... Eh, noi ora ci stiamo coordinando con gli spagnoli che hanno lo stesso tipo di problema nei confronti dell'Europa per trovare una soluzione, anche perché i, por i porti in Europa hanno caratteristiche diverse dei porti del Nord Europa. Nel Nord Europa il Mare del Nord e il Baltico di fatto eh, sono sostanzialmente mari eh, europei, soprattutto il Mare del Nord. Ora vedremo poi cosa succederà con la Brexit, però altrettanto non si può dire nel Mediterraneo. No, eh? dove noi abbiamo una forte concorrenza, ad esempio sul transshipment, sugli scali eh, africani e abbiamo anche sul concetto di autostrade del mare molto spesso collegamenti tra eh, porti eh, europei e porti nordafricani. Quindi probabilmente bisognerebbe anche ridiscutere tutto il sistema di finanziamenti per far sì che ci siano due modelli diversi per il nord Europa e per il Mediterraneo, altrimenti il rischio per l'Europa è di non sfruttare appieno le capacità logistiche del Mediterraneo. Forse in un'ottica di tenere una posizione di vantaggio dei porti nord europei, ma alla fine non è che si fare il bene solo di alcuni vuol dire fare eh, il bene dell'Europa, quindi eh, noi rivendichiamo. Più la specificità diciamo di quelli che sono i porti del sud mi rispondo con un sì o con un no serve anche più semplificazione amministrativa per le autorità locali? assolutamente portali. sì le serve rivedere sentire, il comitato allora... di gestione serve anche di, di rivedere le competenze e coinvolgere di più gli enti locali perché se no si bloccano i progetti le faccio sentire cosa dice Daniele Rossi che è il presidente dell'autorità di sistema del mare adriatico centro settentrionale il porto di Ravenna per usare un termine geografico che tutti capiscono eh, a proposito proprio di questo sentiamo il presidente Rossi il grande tema è quello di mettere eh, le autorità portuali che all'interno della, della pubblica amministrazione sono gli enti che hanno risorse economiche pronte da spendere e quindi potrebbero sicuramente incidere sulla crescita dell'economia del Paese eh, perché se le autorità portuali potessero immediatamente cominciare a spendere, insomma in tempi ragionevoli, cominciare a spendere i soldi eh, di cui dispongono e mettere a disposizione le risorse che possono produrre, perché questo non succede? questo non succede perché c'è perché un sistema amministrativo burocratico troppo complesso no, è un no. po' come il patto di stabilità per i comuni è una cosa analoga no. non ci sono comuni che hanno fondi ma non li possono spendere no 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 non è questo, non è questo. il problema è che dalla progettualità al bando di gara eh, passano tempi troppo lunghi eh, passano tempi troppo lunghi il codice appalti è troppo complesso per, eh, per eh, poter, poter eh, progettare poter fare una progettualità eh, ragionevole e quindi con tempi certi, con tempi definiti. È d'accordo Rixi? Sì, sono assolutamente d'accordo. Questo è un tema che riguarda tutti gli scali, in particolare quelli scali più dinamici dove è necessario eh, muoversi in maniera rapida, mm, faccio, un, <coughs> faccio un esempio. Oggi noi presenteremo anche su Genova, è stato presentato, anticipato dal secolo, una serie di investimenti nei prossimi anni già finanziati, si tratta in prospettiva di un miliardo di euro. Anche, anche un pochino di più di un miliardo. Esatto, eh, di cui già finanziati ci sono oltre 700 milioni. È chiaro che queste risorse dovranno essere spese nei prossimi anni, per far questo abbiamo fatto una serie di deroghe anche dal, dal punto di vista normativo e legislativo, ma non si può andare avanti con le deroghe. L'esempio è sui porti, ma anche sulle grandi infrastrutture. Quando noi diciamo che ci vuole un commissario per rispettare i tempi, diciamo implicitamente che il sistema legislativo attuale e normativo oh, non funziona. Perfetto. Oggi noi dobbiamo mettere commissari ovunque se vogliamo rispettare i tempi e delle volte comunque non li rispettiamo. Quindi bisogna semplificare e i porti sono, torno a dire, elementi... Necessari per lo Stato per riuscire a incamerare le entrate fiscali provenienti dal traffico perché dove arriva la nave in Europa e dove sbarca e dove paga le tasse e dove paga le tasse la merce. E da questo punto di vista è, è folle che noi abbiamo un sistema che ci impedisce di aumentare le entrate dello Stato. Non aumentando la fiscalità agli italiani, ma attirando più traffico nel nostro paese. Andiamo avanti, Rixi perché sono davvero tanti temi che vorrei trattare con lei eh, questa settimana. C'è stato uno scontro piuttosto pesante fra il ministro Toninelli da un lato, che in Sardegna ha detto eh, porremo fine al monopolio di Tirregna, l'armatore Vincenzo Norato dall'altro, che dice io la convenzione l'ho firmata con lo Stato, e perché ora me la mettete in discussione, e una guerra che poi ha coinvolto anche Confitarma e Assarmatori. Lei con chi sta? Ma io, guarda, io sto, eh, il mio ruolo mi pone come arbitro di questi conflitti, quindi io sto con tutti. Io sto con l'interesse del Paese. Qual senso, è l'interesse del Paese? L'interesse del vertente. Paese è che le due associazioni di armatori trovino alcuni denominatori comuni. A me piacerebbe portare avanti una nuova legge sui marittimi italiani imbarcati. Mi piacerebbe portare avanti... Una Perché quella nuova che c'è oggi riforma. non va bene? Quella che c'è oggi non è al passo coi tempi. Noi nei prossimi anni avremo grandi armatori e grande armamento. Eh, una, Crescita del lavoro marittimo in maniera esponenziale, dobbiamo fare in modo che buona parte di chi sarà imbarcato sia del nostro paese, o almeno una quota importante. Solo MSC assumerà 35.000 nuove persone. A me piacerebbe che una quota di queste fossero italiane. Ma questo se lo mettiamo in tutto il grande armamento a livello internazionale, stiamo parlando di. Più di 100.000 persone. Allora è chiaro che qua ci può essere una fonte di occupazione importante, ma anche per mantenere un know-how, quello dell'economia del mare nel nostro paese, che lo perdi nel momento in cui non hai più figure professionali imbarcate. Dall'altra parte, l'altro tema è di rivedere anche le caratteristiche su bandiera italiana, sia per quanto riguarda la flotta mercantile, che anche invece la nautica da diporto, perché per noi è fondamentale anche aggiornare alcune tematiche, abbiamo alcuni criteri anche su concedere la bandiera che sono abbastanza vetusti, eh, però questi temi a mio avviso vanno affrontati con entrambe eh, le associazioni non è che si può privilegiare uno e danneggiare un altro, così come anche credo, sulla revisione di quelli che sono anche la continuità territoriale sulle isole si può discutere di applicare il modello spagnolo o altri tipi di modello ma bisogna tenere presente i motivi per cui erano stati stipulati quei tipi di contratti. C'era un problema allora di tirrenia, la compagnia stava fallendo, certo. nessuno la voleva rilevare e è chiaro che dietro quel, quella situazione lì, che ha servito anche a salvare, a salvaguardare una parte importante dell'occupazione marittima italiana, eh, diciamo, si sono fatte delle situazioni che probabilmente eh, non è che potranno essere prorogate all'infinito, però bisogna sedersi intorno a un tavolo e andare a discutere e capire gli obiettivi. Quindi, io quello che mi auguro è che anche questa guerra, eh, eh, è onorato Grimaldi che c'è, che ha creato anche tensioni sul porto di Livorno, che dire, simbolicamente in queste ore eh, c'è stato anche eh, lo scontro in banchina tra eh, due loro navi, si possa risolvere. In qualche maniera rafforzando l'intero sistema armatoriale del Paese. Mi faccio una domanda secca: questa nuova legge, questo nuovo regolamento sull'impiego dei marittimi italiani a bordo, in che tempi potrebbe essere pronto? Eh, dipende da quanto gli armatori saranno capaci di fare sintesi tra di loro. Quindi, noi siamo disposti, io mi metto come strumento del mondo del mare per dare delle soluzioni, ma il mondo del mare deve anche capire che si deve dare anche delle regole di ingaggio tra di loro perché le regole, torna a dire, devono essere condivise e comuni. Quindi io non sono per avvantaggiare qualcuno a discapito di qualcun altro. Io vorrei avvantaggiare gli italiani a discapito magari di operatori non italiani, i marittimi italiani a discapito di altri. Ma perché? Perché questo è il mio ruolo nel governo. Io vorrei che il mio Paese riguardasse sul mare come una grande potenza eh, mercantile che è stata, che in parte è. Ma forse nei prossimi anni noi potremo raggiungere traguardi per questo Paese molto ambiziosi. Per farlo, abbiamo bisogno di tutti. Quindi, mi piacerebbe trovare un'associazione armatoriale che capisca che in questo momento la forza del Paese è quella di fare sintesi tra pubblico e privato, ma anche sintesi all'interno dei vari settori. E lo dico perché, purtroppo, il mondo del mare, sia sulla, sulla flotta mercantile, sia su quella della nautica da diporto, con le due associazioni, sia ad esempio nel mondo dei piloti con addirittura il proliferare di associazioni, sia in tutti i vari settori si sta un po' disgregando, quindi bisogna trovare il modo di rimetterla insieme perché allora sì, si diventa molto più competitivi rispetto ad altri paesi. Rix, ancora due tematiche in pochi secondi anche se meriterebbero approfondimenti ben più cogenti. Parliamo di migranti e di questi porti aperti, porti chiusi. Eh, in Liguria, ad esempio, eh, Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, il porto di La Spezia ha detto "Il mio porto è aperto", eh, quando c'era la Sea Watch che cercava sì. un attracco in Italia. Il ministro Tondinelli ha detto non avete il diritto di dire questo, eh, possiamo anche pensare a delle sanzioni. È così, è d'accordo? Noi abbiamo convocato al Ministero i tre presidenti, ci siamo chiariti. È chiaro che, vorrei dire, i presidenti e le autorità portuali non sono dei politici. Servono lo Stato e sono strumenti da parte del Ministero, sia sulla vigilanza che sul controllo. Sono tenuti a rispettare quelle che sono le indicazioni del Governo, se non le condividono. C'è sempre, come posso dire, la possibilità di dare le dimissioni. Eh, è altrettanto vero che le competenze in materia non è al presidente dell'autorità portuale, ma ha al limite la Guardia Costiera o Capitaneria e là, eh, è quindi una disquisizione di questo tipo al di fuori non solo delle loro competenze, ma anche di un rispetto istituzionale tra dipartimenti diversi dello stesso Ministero. Su questo credo che eh, è stato corretto l'intervento da parte del ministro. Mi è dispiaciuto sinceramente che ci fosse, anche perché questo ha creato tensioni tra i presidenti, ad esempio, eh, i presidenti dei porti siciliani, che come posso dire, sono sicuramente più interessati di La Spezia certo. o di Venezia o di Napoli sull'emergenza e migrazione, e Avevano posizioni. Eh, diverse, Quindi non mi sembra che in questo momento, che dobbiamo trovare delle posizioni unitarie di minimo comune denominatore per affrontare le sfide, eh, si possano disperdere energie in eh, come posso dire, eh, liti giornalistiche che non portano da nessuna parte, prima perché a Spezia o a Venezia, anzi, addirittura a Venezia penso che la battaglia di Lepanto non sia più arrivato. Nessuno extracomunitario mm -hmm. all'interno del porto e comunque entrare in laguna eh, la vedo molto difficile, spezia anche, anche per i Berconi, geograficamente. Geograficamente anche Spezia, quindi quando c'è stata una chiamata alle armi da parte dei sindaci e quindi di uno schieramento politico, è inopportuno che queste cose arrivino perché è chiaro che poi creano tensioni. Però ci siamo chiariti: la, sia il presidente Roncallo che gli altri presidenti hanno capito benissimo di essere caduti probabilmente in una trappola giornalistica, chiamiamola così, non era loro intenzione intervenire sugli argomenti, però per chiarezza eh, qualora ci fosse la necessità sarà la guardia costiera e sarà il Ministero a, a decidere. decidere e non è il Presidente dell'autorità portuale. Le faccio sentire eh, cosa ha detto Toninelli questa mattina ricordando quello che è successo a Pioltello, quel treno mm. che era deragliato con tre morti. Sentiamo. Se mi porta nello specifico io le rispondo come ho risposto adesso. La più grande opera necessaria per questo Paese è evitare, che ci siano, è evitare che ci siano altre morti di Stato per incidenti conseguenti a cattiva manutenzione. Mi avrebbe fatto molto piacere oggi vedere Matteo qua con me a ricordare tre morti tre di Stato. Mi avrebbe fatto molto piacere. Sull'analisi sull costi-benefici. Eh, sulla TAV stiamo facendo l'analisi costi-benefici per evitare che vengano sprecati soldi, magari distolti alla manutenzione ordinaria che provocano altre morti. Questo lo stiamo facendo. Rixi, come mai non c'era Salvini, se ce lo può dire, e grandi opere e manutenzione dell'ordinario non stanno insieme? Ma eh, guardi, il tema eh, intanto che ci sia stata una sottovalutazione di quelle che sono le manutenzioni in questo Paese è abbastanza evidente, più sulla rete viaria direi che sulla rete ferroviaria. ferroviaria. Lo dico perché fino agli anni 2000 praticamente le manutenzioni anche dei viadotti non venivano fatte. Quindi siamo in una situazione in cui dobbiamo recuperare moltissimo tempo, si sta facendo, è stata creata la nuova agenzia che inizia con i bandi anche per le assunzioni a metà di febbraio e che sarà completata all'interno di quest'anno e comunque c'è anche un grosso investimento da parte del governo e da parte di Diana sulla manutenzione stradali. Così altrettanto sulla ferrovia più che altro i temi eh, noi abbiamo anche alcuni casi di viadotti ferroviari ad esempio in Lombardia che abbiamo dovuto sospendere il traffico eh, è un tema credo che sia il tema principale in questo momento che abbiamo è chiaro che però questo non vuol dire bloccare le grandi opere sicuramente si può risparmiare sulla tav, io l'ho detto dall'inizio, a mio avviso si può risparmiare oltre a favore della tav. Io sono a favore, ma io sono anche a favore di risparmiare oltre un miliardo di euro perché oggettivamente in questo momento noi abbiamo bisogno di completare una serie di opere ferroviarie importanti per il paese prima del 2030. Eh, pensare che noi non facciamo niente fino al 2030 perché non abbiamo capacità di investimento, di realizzazione di alcune opere, secondo me è un errore. La Tav si fosse completata come il terzo valico nel, con dieci, die, quando doveva essere fatta 10-15 anni fa, oggi non avremo certi problemi. In questo momento noi abbiamo la necessità di rinforzare tutta una serie di opere di adduzione che altrimenti eh, renderebbero, anche una volta aperta la TAV, assolutamente non in grado di attrarre quel traffico che invece dovrebbe attrarre. Quindi io sono per la TAV, sono per le grandi opere, però è importante in questo momento tenere presente che abbiamo, ad esempio, nel nord ovest un sistema sottoinfrastrutturato anche su una serie di altre direttrici. L'esempio classico è la Genova 20. Che non mi fa traffico merci perché è a binario unico in un lungo tratto e ha ancora problemi sulla fresatura delle gallerie. La eh, eh, Savona-Torino. Eh, passando per San Giuseppe di Cengio, che è una linea che potrebbe essere messa su traffico merci, ma ha bisogno di eh, una serie di adeguamenti di linea con degli investimenti il collegamento Genova-Milano che ci hanno raccontato tutti che era pronto nel 22, ma in realtà si parlava solo del terzo valico, noi abbiamo la programmazione di ferrovie che prevede il completamento della linea nel 28, dobbiamo anticiparlo. Almeno... C'è anche il pezzo da Tortona a Milano. Certo, che non è che fatto. i treni fermano a Tortona, quindi il tema vero è che abbiamo bisogno di ricodificare degli investimenti per anticipare questi lotti, farlo in questo momento su questo quadrante vuol dire anche capire... Cosa si può risparmiare? Ad esempio, sulla stazione di Susa, eh, investimento assolutamente eh, è abbastanza importante, ma con una ricaduta eh, quasi nulla sia sul traffico merci che sul traffico passeggeri. Eh, si può tranquillamente eh, definanziare e utilizzare quelle risorse per l'altro, così come alcuni adeguamenti e potenziamenti della linea sulla TAV possono essere anche fatti dopo l'apertura del valico eh, o meglio del traforo ferroviario. Quindi su questo si può lavorare. È chiaro però che dall'altra parte, come ho sempre detto, l'analisi costi-benefici non può comportare il blocco delle opere. L'ho detto sul terzo valico, lo penso sulla Tava, ma lo penso soprattutto sulla Brescia-Vicenza, eh, che è invece un'opera che può partire, a mio avviso, da subito, che ha un grande interesse anche dal punto di vista economico e anche quella è fondamentale nell'ottica di collegamento del nord Italia, in particolare poi dell'utilizzo dei valichi ferroviari alpini che altrimenti si troverebbero a mancare di tutta la parte del nord-est. Rixi, chiudiamo questa chiacchierata eh, venendo un attimo in Liguria. Eh, lei è stato al terminal di Vado, l'APM terminal, e ha detto può diventare il più grande hub per la frutta del Mediterraneo, bisogna accelerare i lavori soprattutto di collegamento con l'autostrada. A che punto siamo? Ma noi siamo al punto che sostanzialmente... Eh, siamo al punto che ci rendiamo conto che o ci diamo delle riforme sostanziali oppure il pubblico non è in grado di mantenere i tempi quando si prende gli impegni, perché eh, noi adesso stiamo anche lì utilizzando degli strumenti eccezionali per fare delle cose che dovrebbero essere ordinarie. Eh, la realizzazione del collegamento tra il terminal di Vado e l'autostrada... La, che se ne parla da una vita, continua a essere in ritardo su alcuni aspetti, adesso accelereremo utilizzando diciamo, degli strumenti di carattere eccezionale, ma questo la dice lunga su come il sistema delle autorità di sistema in Italia non funziona, cioè non abbiamo una capacità né interna di carattere progettuale sulle infrastrutture, né abbiamo la possibilità di evitare i bandi. Eh, lunghi e complicati e poi abbiamo questo problema che riguarda tutte le cose delle amorie perché ad esempio il terminal di, di, di Vado, la piattaforma Merx, oggi noi la stiamo completando semplicemente perché i proprietari della piattaforma hanno avuto loro da fare i lavori. E al fallimento o alla procedura prefallimentare di un'azienda che faceva le lavorazioni interne, loro hanno rilevato il ramo d'azienda e l'hanno tenuta in piedi. Fosse successo in un cantiere pubblico, noi oggi avremmo il blocco dell'opera, avremmo dovuto aspettare 18 mesi per riassegnare l'opera e sarebbe tutto fermo. Eh, quindi, questo ci fa capire come dobbiamo cambiare se vogliamo. Eh, mantenere il passo coi tempi. È chiaro che dall'altra parte ho chiesto alla piattaforma, dando disponibilità da parte di ferrovie, di incrementare fortemente il traffico su ferro, soprattutto nella fase iniziale, per evitare la saturazione del traffico sull'autostrada sull dei fiori. Rixi, veniamo un attimo alla Spezia, che eh, si vuole dotare di una nuova stazione marittima per le crociere. È arrivata un'unica offerta, anche se composta da eh, gruppi di estrema rilevanza. Eh, a che punto siamo lì? Un nuovo terminal per le crociere è fondamentale, Spezia punta molto sulle crociere. Ma io credo che da questo punto di vista sia fondamentale, oltretutto non è solo un problema di Spezia, ma nel sistema portuale italiano. Eh, noi avremo più di 100 nuove navi in linea nei prossimi anni da crociere sul Mediterraneo, sarà più che raddoppiata la flotta croceristica, quindi dobbiamo attrezzare i nostri porti a essere in grado di gestire queste navi di ridurre e, e di creare una situazione a impatto ambientale sostenibile e di erogare dei servizi, altrimenti noi rischiamo di perdere eh, alcune linee in favore di Grecia e di Spagna. Questo vale per Spezia, che diventa un hub croceristico assolutamente importante se dotato di una nuova stazione. Oltretutto, c'è un forte interessamento eh, dei, dei terminalisti, in particolare eh, di Royal Caribbean, ma anche di MSC. E poi, eh, questo vale moltissimo per le isole, perché pensare che Sicilia e Sardegna mi fanno oggi meno traffico croceristico che Palma di Maiorca. La dice lunga su quanto noi dobbiamo recuperare in competitività di paese. Su questo credo che noi ve lo dico in anteprima, i primi di febbraio, io ho chiesto di fare una riunione sua um, propria Spezia dove verremo su, anche da Roma, anche col Demanio, eccetera, per capire. Di chiudere il procedimento anche di sdebagnalizzazione di una parte delle aree per consentire al comune di procedere in tempi stretti alle realizzazioni. Questo lo stiamo portando avanti a Spezia, devo dire anche a Palermo dove si sta facendo un grande lavoro e credo alla fine di quest'anno dovremo avere dei risultati che per la Sicilia sono incredibili. E poi stiamo vedendo anche sulla Sardegna cosa fare per migliorare, ad esempio, Golfo Aranci o altre situazioni di questo tipo e eh, poi ci sarà il grande tema di Civita Vecchia e di Venezia che invece eh, dobbiamo andare a risolvere alcune criticità di questi due porti. Grazie eh, al Vice Ministro Rixi grazie. di essere stato con noi e grazie a tutti voi per l'attenzione.